Emergenza coronavirus in Basilicata, effettuati 94 test per l'infezione da Covid-19, tutti negativi. A Potenza i test sierologici della Croce Rossa, 132 persone nella seconda tornata. Trasporto pubblico regionale, da mercoledì riprendono i servizi minimi. Fase 3 a Matera, un gioco di squadra per la riapertura dei centri estivi. Albano, Rubino, Terranova in concerto a Taranto, la diretta su TRM Network. Lunedì 15 giugno, bentrovati con l'informazione di TRM. Nel nostro sommario in sintesi, i titoli delle principali notizie che approfondiremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Ben trovati. Su 94 test effettuati per l'infezione da Covid-19 nella giornata di ieri in Basilicata, sono risultati tutti negativi, lo comunica la task force regionale preposta appunto alla gestione dell'emergenza. Sentite. Emergenza coronavirus in Basilicata, la task force regionale comunica che in tutta la giornata di domenica 14 giugno sono stati effettuati in totale 94 test per l'infezione da Covid-19 e sono risultati tutti negativi. Con questo ultimo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la Basilicata sono 9, confermando già il dato diffuso nella giornata di sabato. Ai 9 positivi vanno aggiunti nel complesso 27 persone decedute. 363 guariti, un paziente di Gravina in Puglia riscontrato dall'ASM, due pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata e dove si trovano attualmente in isolamento domiciliare, tre pazienti, uno in particolare residente a Torino e due in comuni della Lombardia, tutti in isolamento domiciliare in Basilicata, un paziente conteggiato invece in Veneto perché lì diagnosticato e dichiarato guarito in seguito a doppio tampone negativo. Risultato positivo al tampone di rientro e attualmente in isolamento, quindi in Basilicata. Nella giornata di lunedì 15 giugno è risultata guarita la persona che nel report del 7 giugno 2020 fu indicata come positività di rientro. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati in totale 35.233 tamponi, di questi 34.814 sono risultati negativi. Nelle strutture ospedaliere lucane è ricoverata attualmente solo una persona. Test sierologici della Croce Rossa nel capoluogo lucano a Potenza, 132 nella seconda tornata. Sono stati 132 i potentini che nella giornata di domenica 14 giugno hanno aderito alla seconda tornata della campagna sierologica voluta dal Ministero della Salute e svolta dalla Croce Rossa nel capoluogo lucano alla ricerca di anticorpi da Covid-19. Presso la palestra Mazzola di Via Roma, i volontari in collaborazione con l'azienda sanitaria locale hanno così recuperato quanti, selezionati dall'Istat, non avevano partecipato lo scorso 6 e 7 giugno. In totale sono 490 su 880, abbiamo superato il 50%, ha dichiarato soddisfatto il presidente del Comitato Croce Rossa del capoluogo Michele Quagliano. Grazie a voi del mondo della comunicazione siamo riusciti a raggiungere tutti, mi ritengo soddisfatto, ho portato a casa un 50% dei risultati. Per quanto riguarda Croce Rossa eravamo in 18 persone ad operare un turno dalle 7 la mattina fino alle 19 con tutta l'organizzazione di rito. Inoltre l'ASP, grazie al dottor Dango, ci hanno messo a disposizione delle infermiere, grazie alla struttura di Madre Teresa e Colpica. Inoltre abbiamo fatto un front office il giorno di sabato affinché tutti potevano avere delucidazione, potevano venire a chiedere. La sala operativa del Comitato di Potenza è stata accessibile in tutte le ore per avere delucidazione. Ora non ci sono più scuse oppure non ci possono essere più attenuanti. Le persone che abbiamo perso per strada non volevano effettuare più appunto i test. L'invito è ad aderire negli altri comuni lucani. Si tratta, aggiunto, di un'opportunità irripetibile. L'impegno messo da Potenza lo metteranno pure gli altri miei colleghi. Un'ottima occasione affinché ci venga fatto uno screening a tutta la popolazione. Il prossimo fine settimana ci sarà anche a Matera questo screening, recupereranno altre giornate, ci saranno altri centri prelievi nel Melfese, nel Lago Negrese, nel,
Valdagri, nel Materano, ovunque, quindi dico non perdete questa occasione. Parliamo adesso di trasporto pubblico regionale perché da mercoledì riprenderanno i servizi minimi. Riprenderanno mercoledì i servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale individuati nei contratti di servizio ad esclusione dei servizi di tipo scolastico. A comunicarlo l'assessore alle infrastrutture e mobilità Donatella Merra in riferimento all'ordinanza numero 27 del presidente Bardi. Servizi che dovranno essere attuati garantendo ai lavoratori e agli utenti condizioni di sicurezza e al tempo stesso l'intera offerta di trasporto pubblico locale esercitata nel periodo precedente alla fase emergenziale. Al contempo, annuncia Merra, continueranno ad essere implementati i servizi di trasporto pubblico locale automobilistico verso gli stabilimenti produttivi in attività, secondo il programma di potenziamento delle corse operaie dello scorso 21 maggio, in stretta connessione all'effettiva attività degli stabilimenti industriali. Tale potenziamento interverrà verso i principali centri sede di pubblici servizi e di servizi istituzionali essenziali erogati dalla pubblica amministrazione. Trenitalia, poi, ha ripreso tutti i servizi ferroviari e automobilistici, mentre Ferrovie Appulo Lucane ha disposto la completa ripresa di tutti i servizi dal prossimo 22 giugno. E intanto nella città dei Sassi riaprono proprio oggi i centri estivi. I bambini riconquistano gli spazi che sono stati loro sottratti dalle misure di sicurezza imposte dal Covid-19. A Matera, seguendo ovviamente le nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni allegate al DPCM, che disciplina quella ora definita fase 3, ripartono i campi estivi. Riparte anche il Matera City Camp, organizzato quest'anno da Invicta Matera, Virtus Matera e dalla cooperativa Oltre l'Arte nell'impianto sportivo del villaggio del Fanciullo. Abbiamo utilizzato l'intera mattinata, come potete vedere, per suddividere tutti gli spazi. Abbiamo suddiviso nel campo qui principale 4 spazi che saranno destinati al calcio, alle attività motorie di base. Abbiamo suddiviso il campo più piccolo alle nostre spalle in 2 spazi dedicati alla pallacanestro. Abbiamo altri 4 spazi esterni sul terrazzo, sul quale abbiamo montato anche un gazebo per poter permettere nelle ore più calde ai ragazzi di avere sempre zone d'ombra. E inoltre abbiamo anche suddiviso il laboratorio in ulteriori 3 spazi, all'interno dei quali verranno effettuati laboratori di qualsiasi tipo, lavorazione cartapesta, insomma tutto questo. Start anche per il campo estivo gestito dall'Albero Azzurro di Matera. Sicuramente questa situazione surreale ci ha costretto a fermarci per un periodo, e per fortuna ora, dico per fortuna perché i bambini hanno la possibilità di nuovo di giocare, di appropriarsi di alcune situazioni che purtroppo per un po' di tempo hanno abbandonato. E con tutte le difficoltà abbiamo messo in campo tutte le accortezze, tutte le disposizioni per aprire in sicurezza, questo sicuramente. E dobbiamo dire anche grazie agli incentivi statali, perché chi si affida a strutture autorizzate come la nostra può attingere ai contributi del il contributo babysitter che mette a disposizione lo Stato, che si può utilizzare anche per i centri estivi. E intanto gli operatori del settore wedding si dicono disorientati, sostengono siamo senza linee guida. Escono delle ordinanze, ma poi non escono i protocolli con le linee guida da poter adottare. Già da ieri sera, come si è diffusa la notizia che il presidente Bardi aveva menzionato il settore del wedding in questa ordinanza, abbiamo ricevuto decine e decine di messaggi di sposi che erano un po' in panico, perché anche il protocollo per loro non è chiaro di quanti invitati poter, si demanda molto alle sale ricevimenti. Il problema è che è una palla che rimbalza da una parte all'altra, perché poi le sale ricevimenti non hanno delle direttive sicure da seguire. La nostra battaglia non è finita, credo che per quanto riguarda il nostro settore, se continuano ad andare avanti così delle ordinanze poco chiare o comunque un settore che non viene data la giusta attenzione, le nostre proteste continueranno a Roma, ci stiamo attivando anche con dei gruppi nazionali. Per quanto riguarda quello della Basilicata, abbiamo avuto un incontro con il governatore Bardi circa 10 giorni fa, abbiamo avanzato delle proposte, tra cui c'era anche quella di un protocollo chiaro con delle linee guida chiare.
tornare per poter riprendere il lavoro già adesso, ma ad oggi ancora non siamo stati convocati per nessun tipo di risposta. Questi protocolli sono arrivati non tardi, tardissimo, o meglio queste ordinanze sono arrivate tardissimo. Siamo a metà di giugno, le coppie che dovevano sposarsi tra luglio e agosto hanno già deciso di rimandare, c'era qualcuna a settembre, ma appunto come le dicevo queste di settembre hanno comunque il punto interrogativo sul come potersi sposare, come celebrare una cerimonia. E con una nota inviata al presidente della regione Basilicata Vito Bardi e all'assessore alle politiche di sviluppo Francesco Cupparo, il direttore di Confapi Matera Vito Gaudiano ha sollevato anche la questione della condizione difficile in cui versano le sale ricevimento lucane. Come è noto, scrive il direttore di Confapi Matera, l'emergenza epidemiologica di questi mesi ha colpito in maniera particolarmente drammatica il comparto delle sale ricevimento, che in Basilicata genera una parte importante del PIL regionale. Purtroppo oltre il 90% dei matrimoni è stato rinviato al 2021 e le risorse finora stanziate per gli ammortizzatori sociali non consentono, conclude la nota, di arrivare alla prossima stagione che di solito inizia proprio nel mese di aprile. Ma cambiamo ancora argomento, parliamo di Confcooperative Basilicata, perché dopo l'assemblea elettiva si riparte proprio dai valori ereditati da questo periodo. Un'assemblea per un quadriennio 2024 che nasce in una fase anche particolare, dove sicuramente abbiamo da fare diverse cose, dove sicuramente cooperative, ma nella cooperazione più allargata dell'alleanza della cooperazione di Basilicata dovrà costruire non solo prospettiva ma progetti per il futuro, sperando di poterlo fare ovviamente con l'istituzione regionale, ma non solo, anche con le istituzioni locali, perché sono coloro con i quali noi dialoghiamo molto, e i cittadini, perché le comunità, le nostre cooperative che sono presenti in tutti i nostri comuni consentono anche di mantenere coesi quei territori, quei luoghi, attraverso le persone che sono esse stesse, in alcuni casi soci delle cooperative, ma anche fruitori dei nostri servizi. Un confronto costruttivo con il governo, in questo caso fra le associazioni datoriali, fra le parti sociali, è fondamentale. L'auspicio è che questo diventi realmente un momento per costruire e non solo per sentirsi. Dobbiamo, vedi Alessandra, noi abbiamo, la pandemia ci ha restituito diversi valori, userei dire, che non dobbiamo dimenticare, quello dell'ascolto anche attraverso il sistema informatico, la digitalizzazione, la piattaforma. Che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che dobbiamo mantenere i tempi della conversazione, ma nel mantenere i tempi della conversazione siamo quasi obbligati ad ascoltare, non a sentire. Questo lo diceva qualche giorno fa un nostro cooperatore che, chiamandomi, mi ha detto: Pino, è vero che è stata un'assemblea anomala, però ho ascoltato bene i contenuti, cosa che molte volte nelle assemblee, oltre al valore della relazione, si fa fatica. Parliamo adesso invece di bioeconomia. La Basilicata ha tutte le risorse per costruire, per puntare su filiere green, ne è convinto Domenico Lazzazzara. È un'opportunità nuova, che se non ovviamente nuovissima, che stiamo cercando di far intraprendere alle imprese, soprattutto alla governance della regione Basilicata, per far sì che questa possa rappresentare una vera opportunità di sviluppo innovativo, ecocompatibile e come dire, rispondente alle nuove esigenze che una umanità compromessa anche dalle vicende del coronavirus oramai richiede con attenzioni sempre più particolari, attente, sensibilità verso l'ambiente, insomma. Per cui vedere come dire, il rispetto dell'ambiente come un'opportunità di sviluppo e di generazione di nuove imprese. Quali opportunità ci sono per la Basilicata? Ci sono i presupposti in questa regione per utilizzare nuove tecnologie, nuove infrastrutture in termini di bioeconomia? Infinite. Io in un incontro che abbiamo avuto con il presidente Bardi ho chiesto chiaramente di fare della Basilicata la regione della bioeconomia, per peculiarità orografiche, e anche per aspetti e
potenzialità ancora inespresse. Basta pensare che la Basilicata, per esempio, è la sesta regione d'Italia con superficie boschiva più ampia, abbiamo, come è noto, grandi disponibilità di risorse idriche, tutti elementi che possono essere messi a frutto e possono generare bioeconomia, dal riutilizzo e recupero delle materie legnose per produrre energia piuttosto che per produrre compost o generare nuovi polimeri naturali per fare packaging, rispetto al quale diciamo l'Europa è sempre più attenta anche rispetto alle imprese che utilizzano un packaging che sia rispettoso dell'ambiente ed ecocompatibile. E cambiamo argomento, perché si terrà mercoledì 17 giugno dinanzi il Palazzo di Giustizia di Matera la nuova tappa della campagna 26 centesimi di democrazia, promossa dal segretario dei radicali lucani Maurizio Bolognetti. Sabato scorso è impegnato a Potenza per porre una questione sul rispetto del diritto costituzionale nell'esercizio della manifestazione sul suolo pubblico, con polemiche sulla consegna a mano delle marche da bollo. L'esponente radicale ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame, ma il proseguimento delle azioni dimostrative. Nella città dei Sassi, Bolognetti porrà una domanda al procuratore argentino, e quanto precisa in una nota, e per tornare sulla questione di incompatibilità ambientale di magistrati in servizio in Basilicata. Un uomo di 34 anni invece è stato arrestato dai carabinieri ad Avigliano, in provincia di Potenza, con l'accusa di furto continuato aggravato. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Potenza su richiesta della Procura della Repubblica. L'accusa si riferisce ad alcuni furti in appartamenti avvenuti ad Avigliano fra il mese di agosto 2019 e gennaio 2020. Attraverso la testimonianza di alcune persone e le immagini di video di sorveglianza, i carabinieri hanno identificato il presunto responsabile dei furti. E ancora un nuovo argomento, passiamo alla pagina culturale. Albano, Rubino, Terranova, in concerto a Taranto, la diretta sarà su TRM Network. Un concerto dedicato non solo alla città di Taranto, ma a tutta l'Italia, quello che si terrà stasera alle 20:20 sulla rotonda del lungomare di Taranto e che verrà trasmesso in diretta su TRM Network. Ultimi preparativi stamane per l'evento organizzato dall'amministrazione comunale per 200 ospiti selezionati, tra medici, infermieri e protagonisti della lotta al Covid in Puglia. Ad esibirsi Albano Carrisi, Renzo Rubino e il tenore Gianluca Terranova, accompagnati da 70 elementi dell'orchestra della Magna Grecia. Questo allestimento non priva nessuno dei professori dell'orchestra della Magna Grecia della sua presenza, ma rispetta le regole del distanziamento, e quindi con un gioco di luci, con un gioco di pedane, abbiamo allestito una piazza enorme, bellissima, sul lungomare di Taranto, affinché il concerto continui ad avere la sua magia, una magia che sarà arricchita dalla presenza di Gianluca Terranova, un tenore straordinario di livello internazionale, Renzo Rubino, meraviglioso cantautore italiano, e poi Albano che assolutamente è il nostro fiore all'occhiello a livello mondiale per la sua voce, per le sue interpretazioni, per la sua storia. E quindi l'Orchestra della Magna Grecia riparte nel primo giorno di riapertura delle attività dello spettacolo dal vivo al pubblico, ad un pubblico particolare, ad un pubblico d'eccezione, ad un pubblico al quale va tutto il nostro ringraziamento e la nostra, naturalmente, il nostro omaggio. Abbiamo voluto con il sindaco Rinaldo Bellucci fare proprio, dedicare questo concerto a chi lo meritava più di tutti, e quindi dedicarlo a tutti coloro che durante il periodo del lockdown hanno, o per, sotto forma di volontariato o per il loro lavoro, quindi sanitari, volontari, operatori del 118, forze dell'ordine, hanno in qualche modo aiutato la città a resistere e adesso la stanno aiutando a ripartire. Quindi il segnale era questo, un segnale forte, ma soprattutto il segnale è quello della ripartenza. Dobbiamo ricominciare, Taranto è abituata a fermarsi e a ripartire, noi siamo in questo siamo i migliori. E adesso invece un approfondimento tratto dalla programmazione di TRM H24. Grazie per aver preferito come sempre la nostra informazione e arrivederci.
Bene, adesso continuiamo a parlare di diritti, ne parleremo ancora nel prossimo collegamento che sarà con Gianni Fabris, presidente della Rete per la Terra, perché con lui parleremo in particolare invece dei diritti che riguardano i lavoratori in nero in sostanza, ma con un'attenzione particolare ai braccianti agricoli, braccianti spesso che sono immigrati nelle campagne. Un focus particolare sulla Puglia e sulla Basilicata, due terre che purtroppo ne sanno tanto, sia di caporalato che di sfruttamento del lavoro nelle campagne di entrambe le regioni. Conosciamo tante situazioni raccontate purtroppo spesso attraverso la cronaca quotidiana. Dunque chiedo alla regia se è già possibile collegarsi con Gianni Fabris. Ieri mattina una riunione proprio su questo argomento, un incontro con Ivan Sagnet, che è appunto è un altro rappresentante delle battaglie a sostegno appunto dei lavoratori in nero nelle campagne agricole, persone che abbiamo anche incontrato, intervistato nell'ambito dei fatti accaduti l'estate scorsa, dunque un anno fa, nel ghetto della Felandina, appunto a Bernalda, nel comune di Bernalda, nel Metapontino, dove appunto sono emerse tante criticità fino all'epilogo che ha visto il decesso di una ragazza appunto che alloggiava in quel ghetto. Siamo pronti a collegarci con Gianni Fabris, presidente della Rete per la Terra. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, oggi parliamo in maniera particolare di diritti su tutti i fronti, in questo caso di diritto al lavoro, alla legalità, dunque alla tutela dei lavoratori in nero e degli immigrati in modo particolare nelle nostre campagne. Facevo riferimento alla Basilicata e alla Puglia come regioni, ovviamente non solo in queste, come regioni che appunto vivono purtroppo il dramma del caporalato. Allora io vorrei, diciamo, provo a dirlo velocemente in tre punti. Diciamo, parlare di diritti può sembrare quasi un esercizio scontato e quasi propagandistico e persino vuoto per alcuni aspetti. Invece io voglio sottolineare tre cose molto precise. La prima questione è che un'agricoltura che non abbia al centro i diritti è un'agricoltura destinata a morire, è un'agricoltura funzionale al modello che noi conosciamo della crisi in questo momento, è un'agricoltura senza diritti che serve soltanto agli sfruttatori e che non sono gli imprenditori agricoli, che sono i generali, perché se ci sono i caporali, che sono quella robaccia che avete sentito ascoltando le intercettazioni, che parlano di scimmie, parlando di esseri umani, che dicono cose immonde, una umanità francamente rivoltante, se questi sono i caporali, noi poi abbiamo invece un punto, la domanda è dove sono i generali e chi è che comanda questo processo? I generali sono nei manager delle strutture commerciali, nei nuovi padroni delle filiere dell'agroalimentare italiano, che sono le banche, che sono gli speculatori commerciali e finanziari, che sono i veri padroni del cibo, sono quelli che con azioni di dumping terribili comprimono il prezzo e pagano per esempio il pomodoro al campo meno di 9 centesimi, quanto produrlo costa almeno il doppio. È chiaro che i cittadini devono sapere che questa è una situazione insostenibile, ma gli agricoltori devono avere questa consapevolezza. Non è assolutamente immaginabile e possibile mantenere questa agricoltura. Io lo dico con chiarezza, lo dico alle imprese agricole, lo dico a quanti hanno piegato la testa in questi anni. Basta con il vittimismo, basta con il paternalismo, basta con l'idea che siccome il prodotto non ce lo pagano, allora noi siamo costretti a girare la cambiale a qualcuno. Basta con l'idea che siccome non abbiamo la possibilità di
avere la gente a raccogliere il prodotto nei campi nel momento in cui ci serve, siccome il pubblico non funziona, siccome non abbiamo servizi, allora andiamo dai caporali perché almeno loro sì che ci portano. Questo è il ragionamento che legittima le mafie, ovvero questo è il ragionamento che legittima, è lo stesso ragionamento per cui a Rione Sanità una volta il popolo, per avere giustizia, siccome lo Stato non funzionava, andava dal boss di turno chiedendo col cappello in mano di avere il risarcimento di un danno. Questa non è l'agricoltura che ci serve. Noi dobbiamo rialzare la testa e dire con chiarezza che è il nostro interesse degli agricoltori cacciare le mafie, cacciare i caporali dalle nostre aziende e pretendere dallo Stato i servizi che ci sono dovuti e pretendere un'intermediazione di manodopera giusta e trasparente, pretendere le norme e i controlli che definiscono il prezzo giusto per i produttori, impedendo il dumping. Questo è un appello forte che noi abbiamo fatto in questi giorni ed è il senso dell'impegno che stiamo continuando a produrre. Noi annunciamo per l'autunno una forte iniziativa nel territorio fra la piana di Sibari in metà puntino e la piana fino a Taranto, che investa questo territorio. Chiamiamo le tantissime aziende che hanno scelto non l'agricoltura della crisi, ma l'agricoltura del futuro, dei diritti, dell'agroecologia, a scendere in campo per dire si può, e portare con noi i tanti che devono capire che all'alternativa della crisi ce n'è una sola, che è quella invece di un'agricoltura dei diritti. Io questo è il messaggio forte che vorrei che arrivasse. Ecco, per quanto riguarda la sanatoria sulla regolarizzazione del lavoro, le pare una risposta sufficiente? No, l'abbiamo annunciato fin dall'inizio. La sanatoria che pure noi abbiamo chiesto, perché è giusto che ci sia una regolarizzazione, più che sanatoria è stato annunciato come un provvedimento di regolarizzazione. Bene se finalmente viene offerto ai lavoratori, ma alle imprese soprattutto, un elemento di trasparenza e di chiarezza. Regolarizzare significa togliere i migranti dal ricatto dei caporali, significa toglierli dalla possibilità che, siccome rimani nella clandestinità, non hai altra alternativa che salire su una macchina di un delinquente che ti porta a lavorare al nero da qualche parte, lo stesso delinquente che ricatta molto spesso gli agricoltori, che quando non sono acquiescenti sono comunque ricattati da una situazione di questo tipo. Ma oggi noi siamo in un'altra, abbiamo dopo la montagna di chiacchiere che la politica ci ha consegnato, gli scontri ideologici, vi ricordate, c'era una parte politica, non dico quale, tutti sanno di che cosa parlo, perché non vorrei che fosse intesa la mia posizione come un problema politico nei confronti di Tizio, di Caio, di quel partito, di quell'altro, ma ognuno si assume la responsabilità delle proprie posizioni. Ricordate che un mese fa veniva annunciata questa regolarizzazione come la regola che avrebbe fatto entrare altri 500.000 clandestini nelle campagne italiane. Questo lo diceva fondamentalmente l'opposizione, dicendo no. Il governo diceva un'altra balla, diceva non 500.000, ma che si sarebbero regolarizzati 250.000, 300.000 lavoratori precari clandestini nella irregolarità. Abbiamo detto fin dall'inizio che se la roba era quella che loro hanno annunciato, i numeri sarebbero stati ridicoli, e così è. Stiamo parlando di pochissime, siamo intorno ai 10-15 mila domande di regolarizzazione, stiamo parlando a fenomeni brutali, perché quando tu invece di far fare al pubblico dai la possibilità di regolarizzare, come sta avvenendo, cioè con il fatto che sono le imprese che se ne ignorano pagando una oblazione 500 euro più alto, cosa sta accadendo? Sta accadendo che sono i lavoratori migranti che possono, che si stanno pagando loro la regolarizzazione, ma anche se sta accadendo che i caporali
i delinquenti nelle campagne stanno compiendo un'azione di ricatto. Era la cronaca di oggi, se andate a vedere, mi sembra nella zona del Napoletano di Fondi, non ricordo bene, nella mia rassegna stampa, questo l'ho visto proprio stamattina, in cui naturalmente ci sono bande criminali al lavoro per ricattare sia le aziende che i lavoratori, chiedendo suon di mazzette pur di regolarizzare, lo chiedono a gente che senza quel documento sa di essere fuori e di essere fuori da ogni possibilità di essere integrato. Quindi è un plof annunciato, è un grande peccato, perché invece avrebbe potuto essere una grande occasione.